Buongiorno da Laura Dominici e benvenuti a una nuova edizione di Guida Viaggi TG. Ecco i 5 titoli delle notizie più importanti della giornata. Air France ristruttura corto e medio raggio. I viaggi di nozze in Travel Configurator. Swiss promozione lungo raggio. King Holidays presenta Cipro agli ADV. Con SNCM in promozione la Sardegna. Nell'ambito del piano strategico e riduzione dei costi Transform 2015, Air France ha deciso di ristrutturare il business di corto e medio raggio attualmente in perdita. Saranno 3 i poli complementari, spiega la compagnia in una nota. Air France, un hub regionale in Francia e Transavia France. I voli propri di Air France su short e medium haul includeranno quelli di fideraggio dei servizi di lungo raggio a Parigi Charles de Gaulle, rotte con un'elevata percentuale di business traveler in Francia ed Europa, come pure i voli dalle basi di Marsiglia, Tolosa e Nizza. Il polo regionale, sempre francese, includerà i vettori regional Britair ed Airliner. Infine Transavia France, che rappresenterà il polo leisure, volerà su destinazioni in Europa e nel Mediterraneo da Parigi Orly e da città regionali, escluse le basi Marsiglia, Nizza e Tolosa. Entro il 2015 Transavia France dovrebbe operare con una flotta tra i 20 e i 22 aeromobili in confronto agli 8 attuali. Per aumentare la produttività, Air France intensificherà l'utilizzo giornaliero di aeromobili ed equipaggi su corto e medio raggio. Travel Configurator ha rilasciato la nuova release del sito con l'aggiunta di alcuni servizi. Tra le novità, la possibilità di configurare viaggi di gruppo e viaggi di coppia oltre alla sezione Promo Sales. Con la parte del sito dedicata ai viaggi di gruppo vengono proposti pacchetti destinazione pensati per ottimizzare la visita ai luoghi più importanti proposti nei vari itinerari. Gli utenti possono configurare la propria vacanza fissando date preferite e numero minimo di partecipanti. Viaggi di coppia invece è la sezione del sito dedicata alle nozze. La piattaforma permette inoltre di realizzare e gestire una lista nozze viaggio. Dopo la scelta della meta e la configurazione della vacanza da parte degli sposi, Travel Configurator comunica a tutti gli invitati la possibilità di partecipare alla lista e si occupa di gestire le quote, i pagamenti, di prenotare servizi richiesti, di preparare i documenti necessari. Swiss lancia una promozione per numerose destinazioni leisure a lungo raggio in classe economy da prenotare entro il 30 giugno per volare fino al 15 dicembre 2012. Il network intercontinentale operato da Edelweiss Air viene proposto a tariffe interessanti dall'Italia. La promozione propone voli andata e ritorno per Kilimanjaro, Male, Mauritius, Mombasa, Phuket, Punta Cana e Varadero. L'offerta è valida in classe economy per partenze da Firenze, Milano, Roma e Venezia. La promozione è valida per voli Swiss operati da Edelweiss Air andata e ritorno, tasse e supplemento carburante inclusi ed è soggetta a restrizioni, modifiche e disponibilità posti. Affollata di stampa e agenti di viaggi la serata che King Holidays ha dedicato a Milano alla presentazione di Cipro, la nuova destinazione entrata nella programmazione del TO proprio per la stagione estiva 2012 ed inserita nel catalogo della copertina Blu Mediterraneo. 3 le località dove il TO propone soggiorni mare, Protaras, Ayia Napa e Paphos, presenti anche circuiti di gruppi e proposte fly and drive. La programmazione si basa su voli di linea Cyprus Airways da Roma e Milano con partenze tutti i giorni, a cui si affianca un calendario di partenze garantite durante l'alta stagione, il giovedì e il sabato da Roma e la domenica da Milano. SNCM propone una nuova tariffa ridotta, prima Sardegna, sulle linee Porto Torres-Marsiglia e Marsiglia-Porto Torres. La tariffa prima Sardegna ha le stesse caratteristiche e condizioni della prima corsa sulle linee Francia-Corsica e viceversa. Avrà 4 livelli di riduzione, 50, 40, 30 e 20%, sulle traversate di colore blu, verde e bianco. La promozione si applica per i passeggeri, i veicoli e le sistemazioni, tasse escluse. Questa era l'ultima notizia di oggi, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione di Guida Viaggi TG.